E buonasera carissimi, vorrei parlarvi di un'esperienza che ho vissuto, non direttamente ma attraverso degli scritti che ho ritrovato, che mi hanno portato a scrivere un libro, Sobibor, Memorie di un deportato, disponibile su Amazon. Ero partito da casa di mia madre a Pegognaga, in provincia di Mantova, dove si trova un casello dell'autostrada, anche piuttosto noto. Presi l'autostrada Modena-Brennero in direzione di Verona. Decisi di svoltare ad Affi, dove nelle vicinanze appunto c'è la bellissima cittadina di San Zeno di Montagna, dove di solito si svolge un mercatino dei libri dell'usato. Mercatino molto bello, con tanti libri, ricchi volumi, storie antiche, storie moderne. E vengo avvicinato dal libraio che mi propone un manoscritto. È un'opera stranissima che mi colpisce subito perché racconta le memorie di un uomo. È la storia di un uomo ora molto anziano, forse deceduto, le cui memorie sono state raccolte e date a dei parenti che poi, insomma, forse hanno ritenuto opportuno consegnarle ad un libraio per trovare un possibile acquirente che raccontasse questa storia. È un uomo che una volta era di un bel aspetto, un intellettuale ribelle, probabilmente una persona che ha vissuto i suoi migliori anni nel periodo tra gli anni 20 e 30. Forse dalla cultura traspare che era un docente universitario, comunque una persona molto vivace, molto presa dalla cultura, dalla filosofia, da tutte le cose belle che ci possono essere in questo mondo. Ma viene allontanato perché è di origine ebraica, con le leggi razziali. Viene deportato, costretto ad indossare questo pigiama a righe con la stella di David, degli ebrei, e un numero. A Sobibor, un campo in Polonia, ai confini con l'Ucraina, completamente diciamo nascosto in una foresta, quindi in un ambiente che nessuno si sognerebbe mai, finché non lo videro, di pensare che fosse un ambiente di morte. E invece in questo paesaggio incantato, in questa foresta, vi è un luogo in cui tutti andavano a morire. Qui è testimone delle cose più brutte, delle atrocità, delle mostruosità che l'uomo può concepire, questo concentrazionismo, questa idea di creare un lager dove vengono uccise delle persone, le persone vengono spersonalizzate, vengono ridotte a degli automi che non possono pensare. E assiste a morti di giovani donne e di bambini. Con l'aiuto di un ufficiale nazista, e qui entriamo in una zona grigia, quasi di collaborazionismo, di cui lui si vergogna, di cui lui non vorrebbe parlare, riesce a sopravvivere. E si unisce alla rivolta organizzata da un ufficiale russo. E qui entriamo nella storia vera, quella di Sasha Pechersky. È un viaggio nel male, nell'abisso, ma da questo abisso si può risalire.
Questa è la testimonianza che ha raccolto in un libro, Sobibor, Memorie di un deportato. Sobibor fu uno dei tre campi insieme a Treblinka e Belzec costruiti nell'ambito dell'Action Reinhardt, ossia l'operazione di eliminazione pianificata degli ebrei concentrati nel governatorato generale. Nella Polonia occupata, ideata dal gerarca nazista Reinhard Heydrich, governatore del protettorato di Boemia e Moravia, il campo di concentramento di Sobibor era stato edificato sull'esempio degli altri campi delle Action Reinhardt, di modeste dimensioni, con uno staff di specialisti provenienti dal programma di eutanasia e quindi già esperti nell'utilizzo delle camere a gas. Ma è davvero la fine? È davvero un lieto fine quello che si presenta? Quando guardi a lungo nell'abisso, l'abisso ti guarda dentro. E con questo spero di avervi messo una qualche curiosità di leggere queste memorie.